Buonasera, che già Sera. è buio, Sì, un po' di comincia buio. a fare buio, poi è nuvoloso e il tempo è oggi non ha piovuto, ma è stato sempre nuvoloso. Siamo a Monteporzio nella coltivazione di Signoretti Duilio. Sì? Le prime sei file sono state piantumate quest'anno, di là tutto il resto è fatto il taglio tecnico quest'anno, quindi è un anno in più. Abbiamo una coltivazione ben tenuta, corretta, ben pulita. Penso che insomma siamo ad ottimi livelli. Giusto, si deve dire che qua la pianta che è piantata questo anno, Sì, queste le prime sei file sono no? piantate Sì, questo anno e faranno buonasera, taglio buonasera. tecnico a marzo del prossimo anno. Sì. Mentre le altre abbiamo già fatto il taglio tecnico, hanno già fatto il taglio tecnico a marzo di Giusto, quest'anno. buonasera. E allora è chiaro, questi sono alberi dopo una stagione intera che è chiaro, si deve fare taglio tecnico a primavera prima di partire in vegetazione, Esatto, sì, è una quindi parte, fine e febbraio. quell'altri che sono 7 ettari, quanto Sì, sono? in totale sono 7 ettari, 7 diciamo ettari, sono chiaro, 5 ettari. un altro Un tipo altro di tipo di pianta. lavoro, perché poi il prossimo anno faranno la chioma soltanto in cima e quindi diciamo più che altro tenere pulito, irrigare se necessario la stagione se lo richiede e concimare. Però diciamo la lavorazione della pianta è finita, è pronta e quindi la pianta prosegue il suo cammino senza ulteriore, diciamo, necessità di lavorazione. È chiaro, quella pianta di dietro che faccio Sì, vedere è più dopo il palo, alta, dopo il palo. sì, dopo il palo. Quelle piante ce l'ha già due o tre file di rami e Sì. queste no, ce l'ha solo le femminelle dopo 5 metri 20 Sì, perché. diciamo che comunque sia. Qui era necessario, ma fino a un certo punto, poter togliere tutte le femminelle perché Per poi, per imparare imparare normalmente. e per far sì che la pianta comunque stimolata faccia solo un tronco e non che parta magari con due tronchi da sotto, Sì, insomma, sì, ecco. sì, sì. E quindi invece nelle altre era essenziale arrivare fino a quella misura lì e adesso quelle sono a posto e la pianta è, diciamo, è stabilita fino a quando non si taglierà, insomma, ecco. Qua, questa zona come è stata irrigata? Questa zona è stata irrigata in una maniera, avendo una grande quantità di acqua, è stata fatta con, diciamo, il rotolone, non so adesso il termine tecnico. Comunque, C'è un film l'azienda, che è fatto. esatto, l'azienda si è inventata un tipo di irrigatore in altezza fino a 6 metri e diciamo che in continuazione, in quest'estate che è stata abbastanza asciutta, lo stesso anche qua da noi, ha irrigato e quindi non ha sofferto minimamente della stagione asciutta, insomma, ecco. Giusto. Perché nel resto d'Italia non è stata una stagione asciutta, ma qua in zona non abbiamo avuto grandi, abbiamo avuto 3-4 mesi di poca acqua e quindi per lui è stato molto utile fare quel discorso di irrigare. Però ha fatto, complimenti, lui lavora bene. Sì. Quanti lavoratori lavora su 7 Su 7 ettari, 1,5 di media, come ettari? Uno e diciamo, mezzo, uno e mezzo, e allora è meno mezzo di due, cammino. Sì, meno di diciamo in due. proporzione alle ore, calcoliamo che diciamo un paio di lavoratori 4 giorni a settimana, penso. Per 7 ettari. Per 7 ettari, sì. Sì. Grazie. Niente.